Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Eccoci qua con spettacolo e cultura. Fedeman, allora, cosa c'è Allora, per noi? per la rubrica spettacolo e cultura dileggerò senza recitazioni, senza una lettura recitata, ma una semplice lettura di due profili che a me interessa un attimino comunicare per ricordare. Cosa significano due monumenti che si trovano sia a Napoli che a Roma in modalità diverse? A Napoli abbiamo il Castel dell'Ovo, mentre a Roma abbiamo fatto un parallelo con il Colosseo. Vi leggo un attimino il Castel dell'Ovo nelle sue origini e poi lo commentiamo brevemente. Il nome Castel dell'Ovo deriva da un'antica leggenda secondo la quale il poeta latino Virgilio, che nel Medioevo era considerato anche un mago, nascose nelle segrete dell'edificio un uovo che mantenesse in piedi l'intera fortezza. La sua rottura avrebbe provocato non solo il crollo del castello, ma anche una serie di rovinose catastrofi alla città di Napoli. La leggenda circolava già dal 300 d.C. L'uovo sarebbe stato sistemato in una caraffa di vetro piena d'acqua, protetta da una gabbia di ferro. Questa fu appesa a una pesante trave di quercia sistemata in una cameretta situata nei sotterranei del castello. Finora ancora nessuno ha trovato l'uovo. Castel dell'Ovo è stato costruito su un'isola che si chiamava Megaride e che ora è invece collegata alla terraferma. I coloni greci che già dal IX secolo a.C. si erano stanziati ad Ischia e a Cuma, nel VII secolo a.C. crearono un insediamento sull'isoletta di Megaride, dove attualmente è situato il Castel dell'Ovo, che chiamarono Partenope, dal nome della sirena che, come narra la leggenda, si era suicidata affranta per non essere riuscita ad ammaliare Ulisse con il suo canto. La colonia poi, intorno al 470 a.C., si espanse sulla terraferma fin sul monte Echia e prese il nome di Neapolis, città nuova, per distinguerla dal precedente insediamento Palaeopolis, città vecchia. Sull'isola di Megaride morì anche l'ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo, nel 476 d.C. Attualmente l'ex itola è parte integrante del Borgo Marinari, caratterizzato da ristoranti, alcuni famosi in tutto il mondo, come Zi Teresa, la Bersagliera, il Transatlantico, bar, pub, pieno di vita fino a notte fonda. Come si vede, ho voluto dare un excursus storico di Castel dell'Ovo in tutta la sua leggenda. Quindi, come avete potuto notare, c'è anche la famosa Partenope, la sirena Partenope che era rimasta ammaliata. E anche, diciamo, la storia del Borgo Marinari che un tempo era staccato dalla terraferma. È attualità poi con i posti da A decifrare. questa leggenda vorrei aggiungere anche una leggenda che posso dire brevemente a Vai. parole nostre. Abbiamo anche una via storica a Napoli che si chiama Via Mezzocannone, chiamata così perché anticamente su quell'area vigeva un castello a difesa, c'erano delle mura a difesa della città. Dal mare spararono un cannone rismasto, proiettato verso quella zona di Mezzocannone, rimasto per metà inesploso. Quindi da qui l'origine via Mezzocannone. Mezzocannone. Abbiamo tante strade di Napoli che sono state denominate anche per via di leggende storiche. Per fare un parallelo, leggerò un profilo storico del Colosseo, brevemente, Ok, chiaramente. vai col parallelo. L'anfiteatro venne realizzato su commissione dall'imperatore Vespasiano e fu terminato dopo la sua morte dal figlio Tito, che lo donò al popolo romano. Il Colosseo ha una inconfondibile forma ellittica con 1719 metri di circonferenza e 159 di altezza. Ed i primi tre piani sono dotati di colonne in stile dorico, ionico e corinzio, con un sistema elaborato di camere e corridoi ubicate sotto il pavimento dell'arena. Il Colosseo fu costruito in 10 anni, rimase attivo per circa 4 secoli e mezzo e poteva contenere circa 50.000 spettatori. Il Colosseo nacque principalmente per ospitare eventi di vario genere, con lo scopo di distrarre e controllare socialmente il popolo romano.
In sostanza, i gladiatori e gli animali combattevano l'uno contro l'altro fino alla morte e l'arena era aperta a tutti i cittadini a titolo gratuito. Tuttavia, i posti a sedere erano riservati solo ai patrizi, mentre la plebe doveva restare in piedi sulla parte alta della struttura. In occasione dell'inaugurazione furono indetti 100 giorni di giochi che tuttavia causarono la morte di più di 5.000 tra uomini e animali in tragici combattimenti. Dopo la fine dell'impero romano, il Colosseo conobbe un crescente periodo di degrado, fin quando fu preso in gestione dalla Chiesa Cattolica. Infatti, dopo diversi secoli di abbandono, terremoti e un grande incendio, cadde definitivamente in rovina prima di essere sottoposto a lavori di ristrutturazione durante il periodo del Medioevo. Scusate, è poi usato come castello e fortezza. Ok, quindi come vedete il Colosseo era un motivo chiaramente per far perdere tempo anche ai delinquenti. Però con l'occasione si uccidevano anche i civili. Non mancava niente in tanto. Era una piccola, diciamo, parallelo tra un monumento di Roma e di Napoli. Adesso per quanto riguarda sempre spettacolo e cultura, ci prendiamo un po' di secondi di pausa. Certamente sì, anzi, per alleviare la voce, il nostro grande assistente di studio ci mette un po' di vino, che non abbiamo. Un po', insomma, facciamo tutto in diretta. Bisogna recuperare la voce, d'altronde, dopo queste. Sì, tutto una bella full immersion. Perché sono due monumenti di estremo interesse. Adesso, per la sezione cultura. Certo. Poi un attimino introdurre un po' la sezione cultura per certamente quanto riguarda, sì, Shakespeare. Cosa andremo a dire? Perché lo andremo a dire? Perché c'è un anniversario. Sì, sono, se non erro, precisamente sono 400 gli anni, ecco, sono 400 gli anni, insomma, che sono passati, ecco, dall'anniversario della morte di Shakespeare, della sua scomparsa, e mi è sembrato giusto enunciare un sonetto, quindi prego la regia di abbassare questa canzone. Ok, abbassiamo i toni per arrivare al momento di concentrazione, perché è un sonetto interessante di Shakespeare. Vai Federico. Non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore, se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana. Oh no, amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. È la stella guida di ogni sperduta barca, e quel valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al tempo, pur se rose labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore e settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. Fantastico, grande Federico, e grande anche Shakespeare, chiaramente. Mi premeva dire questo sonetto perché è la sintesi di questi amori e anche del sentimento che aveva Shakespeare per quanto riguarda l'amore in parallelo a una tempesta. Allora, dopo questa... Spero che vi sia piaciuta. Sicuramente sì. Sarà piaciuta chiaramente anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ok, fantastico. 3-0. Chiaramente, se vogliono i nostri cari fan, possiamo dibattere quanto vogliamo a proposito di connessioni poetiche e di rassegne culturali. Mi è piaciuto molto. Devo farmi i complimenti a Dario Gaipa, perché ha il tema delle connessioni e delle rassegne culturali. Vanno a braccetto con qualsiasi argomento che sia, diciamo, musicale, ma anche a livello teatrale e non, perché no, a livello del cinema, perché poco se ne parla, pochi confronti si fanno, per esempio quando esce un film. Decisamente, però a proposito di cinema e di teatro, saranno gli ultimi argomenti che abbiamo appunto in scaletta, ma
prima di tutto ciò abbiamo ancora mandiamo due contributi in serie. Uno è, in questo caso predominerà ancora il parallelo romano, perché ci andiamo ad ascoltare prima Aldo Fabrizi e poi Roma Capoccia di Antonello Venditti. Però prima appunto Aldo Fabrizi con L'Impiegato. Che la vita nostra è paciosa, sembra sete, insomma, vero? Ci vengono i galli, quattro, due ai gomiti e due. E la sera quando abbiamo finito, però siamo stanchi, stanchi di non fa niente, io. Uscivo, facevamo quattro passi per via che la 500 già si è beccata l'autogru, autobus sono pieni, passo passo se andiamo a casa, qualche corsetta sulle strisce perché sono pericolosi, e arrivati a casa, la televisione già pronta, tavolino davanti, la scudella, e mangiamo, sempre pregando il cielo che non ci capitano quelle trasmissioni di Sapere, Scienza Medica, i bagarozzi, i sorci, gli inquinamenti, con i pesci tutti pieni di petrolio, morti avvelenati. Ma insomma, se vedevo tutto quanto il programma, il telegiornale due volte ce lo vedevo. Un po' per non far sprecare niente, ho pagato il caso. E un po' sempre con la speranza, insomma, di qualche rapina nuova, per vedere se hanno carcerato poi. Perché? Forse aspettavo. Tutto, se vedevo il break, il coso che gira. Aspettavo prima Orso Manno che col vestito nuovo e gli occhi materni così si fa il sorriso e ci dà programma per il giorno dopo, che se lo scordiamo subito. E poi, educatamente, quando dice buonasera, rispondiamo tutti buonasera e sborsiamo il coso prima che si sente quella musica che ti fa crescere la pelle con quel coso puntuto che viene da sotto. Mamma mia! Durante la cosa parla nessuno, eh? Mi moglie si muove di una cosa, cioè, in Italia le famiglie sono diventate mute, mute. Quando è finito, che mi volevi dire? Chi ci ha ricordato? E se andiamo a dormire, insomma, lei via il morfeol, io ho la pratica sul comodino, appena apro mio sonno. Sta a fare le pratiche, come il primo giorno quando ho preso il servizio, appena entrato nella stanza, c'erano due o tre pratiche, mi venne proprio sonno su, sapete che c'è un microbo del sonno nella carta. Chissà, come ci hanno studiato, non ci riesce, eh? Che a Roma dorme tutto. Si chiama la città eterna per questo, mica per questo. Oddio, poi c'è lavoro, c'è passione, così. Io c'avevo un par di garzoni, se vedete da stoppa di me, ma mi ero diventati così lucidi. Ma lucidi, parevano uno specchio. Tanto è vero che la mattina attaccava il burro e ci faceva la barba. E mi moglie quando si doveva pettinare, che non trovava il posto di luce adatto, mi faceva montare sulla sedia. Che poi una volta per piegarmi si sgarorno, si è rotto lo specchio, lei che è superstiziosa, è superstiziosa, diciamo chi c'ha, che ci succede, che succede, scusa questo, mi sono scherzato di cazzone, mi tocca ricomprarli, faccio arrivare al 27, diciamo chi c'ha, fa economia, tu fumi troppo, come fumo troppo, la sigaretta ogni tanto. Come lei era impiegata la statistica, gli è rimasto, cioè vedi quello sigarette che fumi tu, sai che se le mettessi una dietro l'altra ci arrivi da Roma a Milano. Io il giorno dopo all'ufficio per curiosità, come ci voglio provare, mi dice la sigaretta per terra, ma ricordo subito. Però tra piegati ci volevo bene, insomma. Ci aiutavamo, ultimamente è morto il signor del collega, ho fatto una colletta, 1000 lire per 1. Io ultimamente mi sentivo un po' raffreddato, dico ragazzi, qui mi sembra qualche cosa per curarmi, perché no, sono 1000 lire, si guarisco a risparmiare. 500 gli vanno dato. Uno era raffreddato come me, dice, io stesso lo faccio, dico, ma io di più, so, gli ho fatto lo sconto, ma ha dato 100 lire. Se volevo bene.